settimana della moda c'è anche un momento che è moda ma anche cultura, cultura delle donne e per le donne. Che cosa hai organizzato, Valeria? Lo scopo era quello di dare importanza a un momento riservato a tutte le donne e soprattutto in un momento storico in cui, come mai forse, no? Ogni 72 ore sentiamo di un femminicidio. E questo ormai è diventato un'abitudine che non vorremmo che diventasse un'abitudine, né nel sentirlo né nel vederlo, e soprattutto arrivare al cuore delle persone affinché si capisca invece, no, quanto sia importante nascere liberi e continuare a vivere liberi, di poter fare quello che si vuole, si desidera, senza fare del male agli altri. E proprio qui abbiamo quattro donne. Che cosa rappresentano? Allora, la performance ha un nome ed è Private Infringement. Perché? Perché oggi siamo in una cultura, in una società dove siamo abituate a mostrarci i selfie, i social, e forse la parte più trasgressiva, che è proprio l'infringement, è la parte più privata di noi, il cuore. E quindi ho chiesto a queste quattro donne, che sapevo essere mie amiche e quattro artiste, di donare il loro cuore per quest'opera. Allora, hanno questi trucchi straordinari che sono frutto del tuo lavoro. Sì, del mio lavoro e della mia linea di make-up, che diventa protagonista in questa giornata, perché fino al 30 di settembre si potrà continuare a donare all'associazione Wall of Dolls, andando sul nostro shop e acquistando quindi qualcosa di bello per se stessi, ma sapendo di fare del bene anche ad altre donne. Ecco, allora le vediamo, le bambole che le artiste di oggi hanno in mano. Ecco, allora presentiamo anche loro però. Ciao, sono Dori, lavoro come modella e sono qui perché credo fortemente che sia un messaggio che deve crescere ancora molto, soprattutto in Italia. Ciao, sono Emanuela, sono una cantante lirica e grazie a Valeria ho avuto possibilità di utilizzare la mia arte oggi per comunicare questo grande messaggio, ossia che le donne siano libere. Ciao, sono Liana Gukasyan, sono una pittrice, arrivo dall'Armenia. È stato bellissimo unire a questi colori bellissimi per parlare e comunicare un colore unico, quella di libertà. Ciao, mi chiamo Aleona Futsur, sono una video artista, regista e fotografa. Sono molto contenta a partecipare a questo evento e sono molto contenta a passare il messaggio della libertà di ognuno di noi contro la violenza di qualsiasi sesso. Donne artiste, cantanti, attrici, donne veramente importanti che parlano alle donne. E poi c'è la nostra bambola di Wall of Doll che ognuno di voi ha, un connubio importante. Esatto, esatto. E questo è solo l'inizio, Francesca, perché l'intenzione da parte mia, chiaramente, di Vore Makeup e delle persone che lavorano con me è di continuare ad appoggiare Wall of Dolls da qui in avanti anche per prossimi eventi che organizzeremo. Oggi in questa performance io ho voluto raccontare queste quattro donne ispirandomi un po' sia alla morfologia della ragazza sia all'idea di avere quattro bambole differenti. Quindi partiamo con lei che ha appunto questo ciliegio, quindi diventa una bambola orientale con i suoi colori e con questo rosso ciliegio che l'accompagna, per passare invece su Emanuela, dove invece queste ciglia è diventata la nostra guerriera, una guerriera che lotta con la sua voce, ma nell'ambito del make-up l'ho identificata proprio come una warrior. Passiamo invece alla nostra pittrice, Eliana, che ha secondo me degli occhi che incantano, degli occhi che rimangono impressi per sempre, no? E quindi amplificati da queste meravigliose ciglia e semplicemente appunto queste sopracciglia ancora un pochino più evidenti, ma mantenendola così com'è, nella sua bellezza. D'altronde Anna Magnani diceva: non mi levate neanche una ruga, no? Ci ho messo tanto a conquistarlo. E lei ha dei segni di espressione sul suo viso che vanno mostrati. E finiamo invece con Aleona, che chiaramente ha dei colori molto diversi dalle altre, una pelle più chiara, donna dell'Europa, ma di un'Europa dell'Est che ormai è diventato un'Europa unica, grande come noi, un tutt'uno, e quindi rappresentarla con questo smokey eyes nero che andava su una doll black ed era l'unica che avevamo, aumentata la potenzialità da questi glitter messi sul viso affinché con le nuance che ha sui capelli e questa bocca argento diventasse gradevole anche all'aspetto.
E allora eccoli qua i tuoi trucchi, però raccontiamoli Valeria. Raccontiamoli. Allora devi sapere che io da buona artista, e mettendo come hashtag della mia linea Give Love First, l'idea era proprio di fare le cose con amore. Questa pyramid che contiene appunto il mio prodotto ha quattro lati, come potrai notare, e ogni lato dà vita a quello che per me è il cuore, il Give Love First, cioè il prodotto che ho realizzato. Privo di parabeni, siliconi e petrolati, può essere utilizzato anche sulle donne pregnant, ma soprattutto io ho avuto il lutto di mia mamma nel 2015, che è morta di un tumore. Da quel momento è diventato proprio per me una missione riuscire ad aiutare tutte le donne come mia mamma, che erano la mia beauty icon, a potersi truccare ancora nonostante le cure chemioterapiche. E con questo fondotinta anche le donne sotto radio chemioterapia possono continuare a diventare belle. E allora cosa abbiamo? Descrivicene un po'. Allora, qui abbiamo dei fondotinta compatti, qui abbiamo dei fondotinta in crema, qui abbiamo dei blush, come vedi il nostro hashtag è presente, la palette degli ombretti, mascara, matite bellissime che si possono utilizzare anche in versione warm up, perché siamo delle artiste e non ci facciamo mancare niente, quattro tinte di lip lacquer e i tre neutralizzatori di appoggio e fondotinta fluidi. Allora, tu hai appunto questo taglio imprenditoriale ma anche un grande impegno sociale. Allora, come si chiama l'azienda e come si può comprare e così donare? L'azienda si chiama Vor Makeup perché porta le mie iniziali, Valeria Orlando. Potete dal 22 fino al 30 acquistare sul mio shop, sapendo che il 50% di qualsiasi cosa che acquisterete andrà in donazione per Wall of Dolls. Fatelo, stateci vicino.